Sono le 8 del mattino di domenica 28 aprile. Siamo a Passo Godi e da qui comincia l'avventura di oggi. Siamo tutti carichi, vero Fabio? Come le sveglie? Eh? Tutti carichi. Carichi? Dove andiamo? Come le sveglie siamo, in effetti. Oggi pensiamo di fare una piccola traversata, vediamo se ci riusciremo, poi strada facendo ci regoleremo. Quindi siamo a bocca di Pantano, qui a Passo Godi. Andiamo alla terra di Tiomas, e poi la terra di Tiomas. Poi punteremo il rifugio dello stazio di Camporotondo. E poi E l'aspetto. poi, vabbè. E poi si vede. E poi si vedrà. Ma partite. Ciao, ci vediamo al ritorno. Giovane, come va? Benissimo, bella giornata. Qua davanti a noi abbiamo la navetta, 2000 metri di quota, e veniamo dallo stazio di Camporotondo e qua abbiamo quella bella montagna, il monte Marsicano, ancora innevato,
qui sotto di noi ci sta Pescaccerli, è il rifugio di Prato Rosso, ci vuole un altro ore e 20 per arrivare. Allora, ma che bella montagna, tiro di te, eh? Ma qua ci troviamo sul valico che presumo abbia il nome di valico di Prato Rosso, perché praticamente questo valico divide il versante di Pescaccerli, che sta qui alla mia sinistra guardando te, e il versante di Scanno, no? che abbiamo appena percorso. Sì, il cerniero sta lì, quindi dovrebbe essere il valico di Prato Rosso, il rifugio di Prato Rosso, più esattamente. Bellissimo qua, bellissimo proprio. Fine Fabi che cercano di andare verso quella sella là che porta sul monte Kodak, ma piede così bella, bella, si vede nel suo panorama bellissimo, però merita. Marticano, abbiamo visto anche il sentiero che si collega, si vede la vetta, abbiamo fatto vedere te il coppo del Gine proprio davanti. Bravo. Mi è rimasto un po' di fiato da stregare. Io, dopo Osmo, siamo quasi alla sorgente del Rio Tasso, qua sotto di noi. E dopo un'ora e mezza che camminiamo in discesa, solo a pensare che mi occupa questa salita per arrivare allo stazio di Omar, dove la febbre. A 2 ore e mezza, dopo sono sbagliato. Allora, quindi. Io non so se Fabio tu andate, perché io
secondo me a metà salita scoppia. E da Zio Max per arrivare là c'è un'altra ora e più, e quindi alle ore 16 staremo là. Alle 16, anche oggi? 8 ore. 8 ore. Tanto per cagnare, capito come va? Non cambiare niente. Ma è buona fortuna. Ehi. Bella camminata oggi, Peppi? Vita. Come va? 17 km e mezzo oggi. 17 e mezzo, beh. Sì, sì. Poca roba. Però non abbiamo fatto le consuete 8 ore. Ci manca poco. Un quarto d'ora. Abbiamo accelerato. Abbiamo accelerato. Possiamo aspettare qua? Sì, sì, no.